Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, il tema di questa 24esima domenica del tempo ordinario è abbastanza evidentemente quello del perdono, se uno preferisce della misericordia in senso stretto, perdonare le offese, che è un'opera di misericordia spirituale. Ricordate la settimana scorsa avevamo ammonito i peccatori con l'operazione fraterna, questa settimana abbiamo perdonare le offese, e il fondamento del perdono, lo diciamo subito, poi vedremo le due letture che lo affronta in maniera distinta, la prima e il Vangelo in questo momento diremo la prima lettura, il fondamento del perdono è molto semplice, è l'amore misericordioso di Dio. Nel Salmo responsoriale abbiamo detto insieme: il Signore è buono e grande nell'amore, e una delle strofe diceva: egli perdona tutte le tue colpe, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. C'è un fondamento importantissimo della capacità di perdonare le colpe altrui, che è il presupposto sia della prima lettura che del Vangelo, senza il quale è quasi impossibile perdonare. Ed è, il Papa ce lo ricorda in continuazione, sentirsi peccatori davanti a Dio. Io posso risultare di gioia e di gratitudine quando sento dire: egli perdona tutte le tue colpe, salva dalla fossa la tua vita, di corona di grazia e di misericordia, se penso di me stesso, che io sono un peccatore, forse non lo sono adesso, sono stato, e che basta che ho commesso un peccato mortale nella mia vita, che ho crocifisso Gesù e merito l'inferno. Capite? Ecco, se io questo non ne sono convinto, diventa molto difficile perdonare il prossimo, se non addirittura impossibile. Eppure la preghiera che ci ha insegnato Gesù, la preghiera più importante di tutti, se uno mi dovesse chiedere qual è la preghiera più importante di tutti, risponde subito, no? Qual è? Qual è il nostro? Voi sapete che il Padre Nostro, dicono i santi padri della Chiesa, è la norma di ogni preghiera. Cioè, Sant'Agostino dice: tu quando ti rivolgi al Signore puoi anche usare altre parole, ma devono essere richieste compatibili con il Padre Nostro. E a proposito del perdono dei peccati, cosa dice il Padre Nostro? Rimetti a noi i nostri debiti. Quali sono i debiti con Dio? I nostri peccati. Come noi li rimettiamo i nostri debitori, è proprio la parabola del Vangelo. Chi sono i nostri debitori? Chi ci ha fatto del male? Oh, ma ci ha fatto del male, non per scherzo, ci ha fatto del male. Quindi non è che dice: ma non l'ha fatto, no, no, ci ha fatto del male. Ce l'ha fatto. Ecco, attenzione, come noi li rimettiamo i nostri debitori è la finale del Vangelo, cioè vuol dire che se noi non rimettiamo i peccati al prossimo, Dio non ci rimette i nostri. Se andiamo all'inferno significa, scusate se sono così diretto, crudo ed esplicito, capite? E attenzione, quando noi nel cuore non siamo in pace con tutti, qui a fare la comunione non si può venire, non si può e non si deve, se tu non hai nel cuore il perdono verso tutti. Vi siete mai chiesto perché prima di fare la comunione la Chiesa dice: la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito? Scambiate il consiglio di pace per gesto, lo ripetiamo, è uscito recentemente un'istruzione, non vuol dire farsi giro della Chiesa, come dire, a fare un po' di teatro, cioè non serve dare una mano a tutte le persone che sono presenti. Quello è un gesto simbolico. Le norme della Chiesa dicono che si scambia velocemente con il vicino, un gesto che deve durare 3 secondi, d'accordo? Perché è un simbolo. Ma nello stringere la mano a chi mi sta vicino, io mi ricordo che quella mano la stringerei a qualunque essere umano. Capite? Noi figli di Dio non abbiamo nemici. Cioè, ci può essere qualcuno che a me non mi sopporta e non mi può vedere manco scritto a lungo, ma io no. Quindi anche nei confronti di chi vuole del male, io ho il cuore aperto e sereno. Altrimenti a fare la comunione non si può andare. Perché capite, quando noi riceviamo la comunione, noi riceviamo che Gesù crocifisso in stato di vittima, cioè colui che è stato ucciso
dai nostri peccati, perdonandoli, capite? La prima cosa che ha detto in croce, a sapere se vi chiamano a qualche quiz, dicono qual è la prima parola che ha detto Gesù in croce? La sapete? La prima, è stato sempre muto durante la passione, non ha aperto bocca. Quando è che ha aperto la bocca? La prima cosa che ha detto in croce ne ha dette sette. Qual è stata? Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. La prima parola. Quindi non ci stanno santi su questa cosa, non ci sta una giustificazione, ma questo me l'ha fatta grossa. Domani approfondirò il Vangelo. Il Vangelo usa 10.000 talenti contro 100 denari. Ve lo dico perché non approfondirò il Vangelo, sapete cosa significa? Vi dico soltanto questo. Allora, per fare un talento ci volevano 6.000 denari. D'accordo? Allora, cambiamo la valuta, andiamo in euro, quindi facciamo 200 euro e 10.000 talenti. Se per fare un talento ci vogliono 6.000 euro, sapete cosa vuol dire avere un debito di 10.000 talenti? Vuol dire 6.000 per 10.000. E quanto fa 6.000 per 10.000? Fa 60 milioni di euro contro 200 euro. Vogliamo mai dire che è un pochino più, perché Dina fa un po' più impressione, quindi se ne ricordo. 120 miliardi contro 400 mila lire, fa un po' più impressione, no? Che vogliamo fare? I nostri debiti con Dio, il nostro debito non è quello il numero, capite? 120 miliardi, se uno dà una fatta grossa, guarda una casa, il massimo che arriva sono 400 mila lire. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Approfondiamo brevemente la prima lettura, che è molto bella. La prima lettura contiene già un prologo all'insegnamento di Gesù nel Vangelo. Sentite che parole forti che usa. Io la semplicemente rileggo, perché a volte quando si leggono le letture si dovrebbe trovare forse il modo quest'anno di mettere qualche foglietto in giro per seguire un po' meglio. Penso che sia una cosa buona, ci penserò un po', perché altrimenti scivolano la parola di Dio e non entra nel nostro cuore. Sapete che il Papa recentemente ha detto: volete farvi contento? Leggete un po' di Bibbia e fate la vostra. Anche il vescovo di Latina ha la stessa identica cosa. Sono 3 anni che sta raccomandando la lettura e la comprensione della Bibbia. E anche quest'anno, in nome di questo, continueremo a fare gli incontri particolari sulla Sacra Scrittura una volta a settimana. Comunque, chiusa parentesi, vediamo questa prima lettura. Inizia così: il rancore e l'ira sono un abominio. Il peccatore di così, un abominio. Sapete, un abominio è una cosa schifosa, bruttissima. Quindi il rancore, cos'è il rancore? Qualcuno mi ha fatto qualcosa e io ce l'ho con lui e mi rimane detto, ma sono legato a un dito, meno lo vede meglio sto, si dice. E l'ira, ma sapete, l'ira è un peccato, quindi quando ci andrà a confessare, magari sappiamo che confessare, l'ira è un peccato, è un vizio capitale. Se io mi arrabbio è un peccato, se io perdo la pazienza è un peccato. Se io grido, è un peccato. Addirittura è un abominio. San Paolo, nel Nuovo Testamento, dice: l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. I santi, e noi siamo tutti chiamati a diventare santi, si arrabbiano mai. Non sono schiavi del vizio capitale dell'ira. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile? Ti impegni piano piano, ci vuole tanto tempo, d'accordo? Alcuni santi, come ho detto, ci hanno messo 20 anni. A vincere il vizio capitale dell'ira, ma presto o tardi, se uno combatte, si vince. Comunque dobbiamo essere consapevoli di cose che Dio non piace. Poi, chi si vendica avrà la vendetta del Signore, guai, ed egli terrà sempre presente i suoi peccati. Anche qui, facciamo attenzione, vendicarsi non vuol dire che uno prende e ammazza una persona, no? Ci sono le vendette raffinate, capite? Adesso vi faccio qualche esempio di vendetta raffinata. Qualcuno mi ha fatto qualcosa. Qual è la prima vendetta raffinata? Chi lo sa? Comincio a andare in giro, lo sai che ha fatto, lo sai che mi ha fatto questo, mi ha fatto così, così, così e così. Quindi faccio il cosiddetto che comincia a parlarne male con tutto quanto il circondario, con tutto il paese. Tutta Sermoneta sa quello che mi ha fatto tizio. E questo secondo me non è una vendetta. Lo è? Me la sto facendo pagare, come ho fatto questa cosa, io vado a dire a tutti quanti che bella carogna che sei. Così tutti quanti penseranno, guarda sto disgraziato. E non è una vendetta questa. Lo è, no?
non è che per fare la vendetta bisogna fare chissà qua, insomma, che uno ammazza o che fa il duello così una volta che si spara alla fronte, no? Basta questo. E se tu fai così, dice la scrittura, il Signore terrà sempre presente i tuoi peccati. Ancora, perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Cioè, quello che ti ha fatto del male, tu lo devi perdonare nel cuore prima ancora che te lo chieda per lui. Subito. Se non te lo chiede, peggio per lui, perché chi ha fatto del male, fate attenzione, è obbligato a chiedere per lui, capite? Così come noi, quando pecchiamo, non possiamo, come oggi fanno molti, spero non qui, la gente fa i peccati, dopodiché si dà l'autostruzione, non passa per il professionale, ma direttamente alla comunione, non chiede perdono a Dio, perdono a Dio bisogna chiederlo. Ci si mette in ginocchio, davanti al confessore, ci si umilia, si racconta tutto quello che si è fatto. Anche quando si pecca contro un nostro simile, che a volte è ancora più difficile, bisogna chiedere il perdono. Però quando io ricevo un'offesa, perdono anche se non lo chiedono. Questo è quello che Gesù vuole da me. Prosegue, se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, ma come osa, testuali parole, chiedere la guarigione al Signore? Come osi? Il nostro Signore si gira dall'altra parte, non ti vuole vedere. Continua, egli non ha misericordia per l'uomo suo simile, vedete, sono proprio, sembra proprio il prodromo del Vangelo, no? Il servo con l'altro servo, e osa pregare per i suoi peccati. Voi sapete che il peccato è una cosa grave, lo sapete perché è una cosa grave? Ripensiamo all'atto del dolore, sappiamo tutti a memoria l'atto del dolore, lo diciamo tutti le sere prima di andare a dormire. Cosa dice l'atto del dolore? Mio Dio, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando mi dai castigo molto di più perché ho offeso te. Cioè il peccato offende Dio, capite? Che cosa è peggio, offendere Dio o offendere un uomo? Secondo voi? È una domanda retorica, no? Allora, Dio dice, tu non hai misericordia per l'uomo tuo simile, cioè siete due uguali, no? E osi chiedere misericordia a me, cioè tu peccando hai offeso me, Dio è più grande di noi. Cioè se noi fossimo capaci di vedere l'orrore di un peccato e che disastro che è, ma non lo faremmo neanche morti, capite? Il problema è che la nostra intelligenza oscurata, limitata, non lo vede, non lo percepisce, però nel caso rimane, come fai tu a chiedere perdono a Dio se non perdoni lui? Io guardate, ho visto delle cose bruttissime nella mia vita, anche di sacerdote, brutte. Io ho visto, ve lo dico in termini generici, accostarsi alla comunione persone che non sono andate al funerale del padre, capito? O del fratello o della sorella. Io ho visto, ho visto con gli occhi, cioè, capite, un parroco sa quando sta in una parrocchia o anche quando dice parroco, come sono le situazioni. Se muore un padre, e tu vieni a sapere che quello è un figlio, una figlia che non ci va per un rancore che non viene superato manco dalla morte. E tu la settimana dopo cerchi la messa e te lo vedi che fa la comunione. Ma un dolore c'è, capite? O questo non sa quello che fa, perché è forte. Ma che comunione è quella di Dio? Ma stiamo scherzando, stiamo. Cioè non vai al funerale di tuo padre e ti fa la comunione come se niente fosse. Capite? Bisogna fare attenzione a questi. Perché i peccati non è soltanto bestemmiare e non andare a messa la domenica, per carità, questi sono peccati gravissimi o i peccati impuri, ma queste forme di mancanza grave alla carità, che sono i peccati contro il quinto comandamento, ci portano a lottare in Dio. Uno non può essere assolto quando va a confessarsi se tu non parli con tuo padre, o ci fai pace oppure non te la devi confessare. Nessuno può darti la soluzione, perché Dio non te la dà la soluzione. Se sentite il Vangelo, dice, tu non perdoni il tuo simile e osi pregare per i tuoi peccati. Tu che sei soltanto carne, conservi rancore. È sempre il testo di questo Vangelo. Ma chi perdonerà i tuoi peccati? Dio non te li perdona. Dobbiamo fare attenzione a queste cose. Prosegue poi, ricordati della tua fine. Noi dovremo morire. E smetti di odiare. Quando noi moriremo, ci troveremo davanti al nostro Signore. C'era una cosa molto semplice.
Dice, ah signore mio, guarda, mio padre è stato una grandissima impronta, tu non hai idea di quello che ha fatto. Ha lasciato mia madre, l'ha tradita 100 miliardi di volte, a me non mi ha mai rivolto la parola, non mi ha dato una lira, ci ha lasciato in mezzo alla strada. C'ha perfettamente ragione quello che ha fatto, eh? E quindi io dovevo star presso uno così. E secondo voi che gli risponde il nostro Signore? Il quarto comandamento dice, onora tuo padre e tua madre. Sì, era un padre difficile, ma rimane tuo padre. Tu preghi per lui e lo perdoni. Io in croce sono andato anche per lui e anche per te. Io ero innocente e non dovevo soffrire e ho sofferto. Io ero Dio e ero al di sopra di quella cosa, potevo scendere in qualunque momento dalla croce, ci sono rimasto. E tu che hai fatto? Così ci dice l'uomo di Dio, capite? Ricordati della tua fine e smetti di odiare e ricordati della persecuzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Sempre si lascia, ricordati dei comandamenti e non avere rancore verso il prossimo. Ricordati dell'alleanza con l'Altissimo e non far conto dell'offesa subita. Quindi qui si gioca un punto fondamentale della nostra esistenza. Quando recederemo ancora il Padre nostro, durante questa messa, calchiamo bene le parole su questi punti, eh? Rimettiamo i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Se abbiamo rancori, inimicizie, odi, vendette nel cuore, dobbiamo deporre le vene dell'altare, andare di corsa al confessionale che deve perdono e riconciliarci, altrimenti non possiamo vivere in pace e in comunione e in grazia. Chiediamo a Maria Santissima, mia madre, mia regina di misericordia, che ci aiuti. Lei, ieri l'abbiamo contemplata, addolorata, quella della croce, che ha perdonato tutto quello che hanno fatto a lei e a suo figlio, e vi assicuro che c'era molto da perdonare per il male che aveva subito. Che ci dà la grazia di comprendere l'importanza di questo punto fondamentale della nostra fede. Perdonare sempre, perdonare tutti e perdonare tutto. Siamo lodati Gesù e Maria.